tratto dall'articolo di ieri pubblicato sulla stampa, dove il nostro Umberto Eco parla dei social network come si dà voce a una massa enorme di imbecilli. Al primo istante, praticamente, questa feroce critica potrebbe apparire anche realistica, però la connaturazione di elementi che si spalmano sui social network ha una serie di varianti giustificativi sull'imbecillità percepite, perché sono praticamente una serie di mondi che si incontrano senza mai incontrarsi, cioè come se ci fossero delle cellule in un corpo che navigano senza mai incontrarsi, o almeno, se parliamo per esempio di Facebook, si coagulano solo in determinate, cioè, vista anche il numero alto di persone, praticamente tu puoi venire in contatto con una diversità di mondi, dove quello che a te, nei tuoi parametri configurati nella tua personalità, viene praticamente ogni messaggio che tu leggi, che entra nell'occhio, anche se uno non se ne accorge, ma provoca delle reazioni mentali, per cui uno può anche percepire altri in un contesto diverso come non afferenti a quelli che sono i parametri significanti della tua intelligenza, del tuo modo d'essere, del tuo modo di sviluppare delle azioni sia in positivo che in negativo. Cioè, io mi chiedo se non sia proprio il sistema che tende a far considerare altri più o meno imbecilli rispetto ai parametri che ti sei dato, rispetto a quelle che sono praticamente, cioè c'è una reazione oggettiva, per cui una cosa che per te può essere imbecille, per un altro può essere una cosa di somma intelligenza, però è il tuo parametro soggettivo che giudica se quello è imbecille o meno, però se vai a leggere la cosa nel contesto, nella relazione tra quella persona e i suoi referenti, può anche questa imbecillità può venire meno. Con questo voglio dire che forse proprio il sistema, il social network che tende all'appiattimento è una imbecillità globale che ti porta a codificare una serie di atti che sono ripetitivi, cioè quello pubblica la foto di sua madre e allora io mi sento giustificato a pubblicare la foto di tua madre, cioè si configura insomma un qualcosa che secondo me alla fine insomma siamo un po' tutti imbecilli, insomma, capito? Cioè, questo è, e c'è una tendenza graduale verso l'imbecillità. Chi non è imbecille non pubblica nulla, voglio dire. Però è soggetto a vedere l'imbecillità degli altri e si mette lì, nell'alto della sua, del suo silenzio, a giudicare gli altri. Capito? Però, insomma, non lo so. Secondo me uno prima si stacca da questa cosa, perché è forzata la cosa, cioè non è che sono relazioni che uno si sceglie oppure sono reazioni casuali, sono cellule che si incontrano, si scontrano, cioè un casino, si può portare alla demenza complessiva. Cioè, se non hai un tema, alla fine voglio dire, se non hai un tema, un filo direttore rispetto al tuo tipo di comunicazione, sei soggetto a essere ai fatti del giorno, no? Cioè non riesci mai a essere puntuale con qualcosa se non ti riferisci alle cose che succedono ogni giorno, oppure, capito, esce una cosa e tu puntualmente ogni giorno fai una critica o fai un qualcosa, capito, oppure ti piace un link che in quel momento magari stai facendo una cosa, ti devi su un'altra. Insomma, qui c'è da stare molto attenti, nel senso che la orizzontalità, come all'inizio,
si pensava avesse potuto portare a degli elementi, a delle punte, a degli elementi che poi dall'orizzontalità blanda o dall'orizzontalità di partenza che lo strumento ti dà, poi hai la possibilità attraverso la tua comunicazione di creare dei picchi verticali o di essere più o meno seguito oppure di intrattenere più o meno relazioni. Però poi c'è chi magari, per esempio io, comunico, però non sono portato alla relazione, nel senso che non è che pubblico perché ho bisogno di essere comunicato, oppure ho bisogno di interferire con qualcuno, oppure ho bisogno di parlare con qualcuno. Capito? Allora questo ti può portare a una verticalità un po' discontinua. Uno chiaramente per gentilezza cerca di rispondere un po' alle sollecitazioni che in quel momento, alla domanda, alla cosa che, capito? Per cui questi social network bisogna stare molto attenti perché rispetto ai blog c'erano delle persone che, cioè c'era il mare magnum dei blog dove chi era interessato ti veniva a cercare, mentre ora magari ti puoi incontrare, però per esempio su Facebook ci sono delle situazioni dove tu puoi moderare praticamente, se c'è una persona che tu ritieni particolarmente imbecille, dove praticamente le sue comunicazioni ti suscitano delle cose negative, tu lo puoi, non lo segui, per cui automaticamente da quel momento tutte le sue comunicazioni non ti arrivano. Per esempio, no? E comunque poi leggere una pluralità di informazioni in home, per esempio, uno mai in home, cose che io faccio poco a dire la verità, perché infatti mi sono collegato con tutta una serie di siti giornalistici di tutto il mondo, insomma, di cose di notizie anche di altri paesi, eccetera, eccetera, però capito, c'è questo pericolo. Che la rete, o meglio Facebook, dà questa orizzontalità di partenza dove devi diventare allo stesso livello, ma sta poi nella tua verticalità riuscire a essere elemento, se hai un argomento, se hai un argomento, se no sei soggetto a dispersione sì, di tempo che di memoria, per cui si va verso un imbecillimento complessivo del mondo della rete. Per cui, insomma, Eco ha detto la sua, ma non so quanto lui possa in qualche modo navigare in rete, ma avrà fatto le sue esperienze. Molto spesso coincide questo suo giudizio con il fatto che molti sono orizzontalmente quelli, persone normali che esprimono le loro impressioni, che a te possono apparire imbecille, ma nel suo mondo può essere una cosa, ma è sempre una cosa soggettiva, riferimento a una notizia che ti arriva, una comunicazione. C'è chi riesce, attraverso i parametri che tu stabilisci, oppure attraverso la tua natura, a recepire certe cose con intelligenza o con interesse, oppure dall'altra parte li definisci come delle cose l'imbecillità, la tua cultura, il tuo modo di essere, il tuo modo di vivere, i mondi che si confrontano con persone che la pensano diversamente da te, ti possono suscitare e portare a valutazioni di natura diversa su cos'è la rete. E comunque cercare di esserci il meno possibile forse è la soluzione più giusta, perché sono incontri forzati e non incontri voluti, insomma, nella casualità del bar di cui si parla, insomma, no? Però hai sempre questo approccio, cioè è una riproposizione della vita in termini forse più grandi, più assoluti, ma quello che incontri per strada al bar, che ti fa la battuta, è lo stesso che ti può fare la battuta sulla rete, la vita, insomma. Non di democrazia oppure di
non è questione di democrazie. In qualsiasi sistema sono relazioni umane che dal mondo reale porti al mondo della rete e per cui devi attrezzarti in modo tale da fare dei percorsi dove l'imbecille lo scansi. Io la penso così.